Ciao, eccoci di nuovo qua. Mi sono preso una pausa, forse un po' lunga, ma ci voleva. E in questo nuovo video voglio proprio raccontarti quali sono i benefici di prendersi una pausa e cosa puoi veramente tirare fuori in questo momento intimo e personale, appunto, come prendersi una pausa. Sigla, ci sediamo e iniziamo a scoprire quali sono i benefici di una pausa. Beh, uno se la immagina un po' così, no? La pausa, buttato tra il divano, delle passeggiate in mezzo al verde dove poter lasciare andare la mente, poter camminare guardando le luci dell'alba e perdersi, no? Nei raggi di sole che ci scaldano. Ma poi. E poi, sinceramente, conciati così rimane difficile trovare il momento romantico o rilassante o il lampo così che ti illumina la vita mentre fai una passeggiata nei boschi. Oh, e adesso che ci siamo tolti da davanti quelli che sono i luoghi comuni, andiamo ad approfondire il discorso della pausa. Cos'è la pausa? Allora, abbiamo capito cosa non è. Non è oziare, non è la pausa caffè, ma un periodo medio-lungo in cui ci andiamo a prendere del tempo per noi. Ecco, da questa idea di prendersi del tempo per noi, ho scoperto alcune cose veramente importanti che appartengono appunto alla pausa. E la pausa è prendersi quel momento per se stessi. È una decisione che coscientemente con noi stessi decidiamo di prenderci. E c'è fermento. In una pausa appunto non c'è il buttarsi sul divano, stravaccarsi appunto come dicevo, o la passeggiata. Ma la pausa è un momento in cui ci fermiamo. Guardiamo prima di tutto indietro per capire la strada che abbiamo fatto e guardiamo avanti per capire se stiamo andando ancora nella giusta direzione. Insomma, è come se ci fermassimo a controllare la nostra mappa del nostro viaggio personale e capire se abbiamo fatto la strada giusta e se stiamo continuando ad andare nella giusta direzione o addirittura dobbiamo cambiare questa direzione per andare poi chissà dove. Ed ecco, il dove appartiene alla pausa. Allora, il dove appartiene alla pausa perché? Perché appunto ci dà l'idea di dove vogliamo andare. È una scelta di nuovo personale, una scelta che facciamo con coscienza. Dove voglio andare? Nella direzione dove sto andando, troverò quello che sto cercando, quello che voglio realizzare? Ecco, in una pausa riusciamo a trovare le risposte. Come? Beh, prima di tutto facendo spazio. È proprio così. La pausa ti serve per togliere il superfluo, per togliere tutto quello che in questo momento magari ti impedisce di vedere davanti a te con chiarezza, ti impedisce di fare chiarezza nella direzione. Quindi fare spazio. Fare spazio significa riuscire a respirare perché c'è qualcosa che ti opprime, c'è qualcosa che magari è diventato ingombrante. Era utile quando hai iniziato il viaggio, ma adesso non ti serve più. E allora fare spazio, togliere tutto quello che non ti serve per avere più possibile la linea dell'orizzonte chiara davanti a te, la linea della meta, dove vuoi arrivare davanti a te, quindi serve fare spazio. Ecco, quello che mi sento di dirti, veramente importante nel prendersi una pausa, è proprio questo, l'idea di eliminare il superfluo, eliminare quello che è diventato una zavorra e magari riscrivere quelle che sono le priorità. La lista delle cose importanti che da adesso in poi conteranno per te. Ma prima di tutto devi imparare a creare uno spazio per metterci cose nuove, altrimenti ti porterai dietro sempre comunque una zavorra pesante che semplicemente ti rallenterà. Quindi la prima cosa importante nel prendersi una pausa è fare spazio, avere a disposizione la linea dell'orizzonte libera. Bene, sai qual è l'effetto immediato che ti crea quando fai spazio? Come ti ho detto prima, ti aiuta a creare un bel respiro. Succede anche quando fai il semplice cambio di stagione, no? Ti sembra che è tutto più vuoto, tutto più libero, no? I cassetti ben ordinati, l'armadio ben ordinato. Ah, fare spazio serve per respirare, per non avere appunto quel senso addosso di oppressione di qualcosa che ti sta tenendo bloccato dove sei. E
E tornare a respirare è tornare a ritrovare il proprio equilibrio. Una respirazione calma, profonda, intensa, ti riequilibra con te stesso, ti aiuta a trovare di nuovo quell'equilibrio personale che probabilmente nel fare tanto, nell'andare sempre di corsa, magari hai perso perché eri troppo proiettato in avanti. Torna a respirare, a centrare te stesso, a ritrovare il tuo equilibrio personale. Allora, stare in pausa, come ti ho detto prima, non significa oziare, ma ho usato una parola, c'è fermento. Nella pausa c'è fermento perché appunto stai facendo spazio, stai tornando a respirare e lo spazio libero, una bella respirazione che ti ossigena la mente, che cosa fa? Beh, ti aiuta a fare la cosa più importante che puoi fare quando sei in pausa, pensare. Una mente sgombra, una buona respirazione, una mente ossigenata aiuta le idee a circolare in questo nuovo spazio. Quindi nuove idee, ecco il fermento da dove arriva, nuove idee, nuovi pensieri, tutto nuovo, tutto che arriva a vivere, ad abitare in uno spazio che tu hai creato, uno spazio vuoto da riempire con nuove idee. E questo ti porta a sprigionare quello che è il potere dell'immaginazione. La pausa fa proprio questo. Sprigiona un potere mentale di pensare a lungo termine, di immaginare qualcosa di bello, di più grande, di epico. Perché no? Il potere dell'immaginazione fa questo, no? Riesci a vedere completamente tutto il viaggio, tutto il percorso, ti vedi tu mentre lo stai percorrendo. Puoi veramente scatenare la fantasia nel miglior modo possibile perché hai creato quello spazio, l'hai reso disponibile alla tua mente, al cervello, per fare la cosa che sa fare meglio, pensare, ragionare, creare nuove idee, progettare. Insomma, se vogliamo tirare una riga su quello che abbiamo detto finora, sulla pausa, sul senso positivo di prendersi una pausa, è proprio questo: prepararsi a nuove sfide. Quando uno si ferma, non si ferma perché si è bloccato, ma semplicemente perché si sta preparando. Appunto, come abbiamo detto, facciamo il punto di dove ci troviamo, cerchiamo di capire la strada che abbiamo fatto, quella che dobbiamo fare. Facciamo spazio, ci leviamo di torno quello che non ci serve, prepariamo nuovi progetti e nuove idee, perché tutto ci serve come preparazione alle nuove sfide. La pausa è importante, c'è la pausa musicale, se vai a vedere gli spartiti, la pausa è importante quanto la musica, c'è la pausa del silenzio perché ci serve per ascoltare quello che c'è intorno a noi. Quindi, la pausa che ci prendiamo per noi stessi è per prepararsi alle nuove sfide che ci troviamo davanti. Allora, in conclusione di questo video, il consiglio che mi sento di darti, riguardo alla pausa è proprio questo. Raccogli le forze, ridistribuisci le nuove energie, crea nuovi progetti, spiana la strada per ripartire e poi metti tutto te stesso in quello che vuoi fare. Ecco, questo a me è servito in questo momento, questo mi è servito per la pausa. Prendermi una pausa serviva proprio a questo. Nuove forze, ridistribuire le energie e nuovi progetti. Bene, adesso in confidenza posso dirti che le nuove idee, in parte, un piccolo spoiler l'hai visto nella sigla, no? È diversa. E è diverso, sicuramente saranno i nuovi video che farò, un nuovo modo di comunicare, di raccontare, appunto, proprio perché quest'anno che stiamo lasciandoci alle spalle, ci ha fatto riflettere a tutti quanti, ci ha messo in pausa in un momento particolare. E allora ognuno di noi, credo, in questa pausa deve lasciare andare quello che non serve più, fare spazio per le nuove idee, raccogliere energie, prendere forza da questo momento e ripartire. Ed è quello che io farò in questo canale con i prossimi video e con tutto quello che sto preparando e condividerò con te per tutto l'anno che verrà. Quindi, quello che puoi fare è iscriviti al canale, mettere un mi piace a questo video e darci appuntamento al prossimo video. Io ti saluto e ci vediamo presto. Ciao da Roberto!